Patata City. Peppa e la sua famiglia vanno in gita a Patata City. Che cos'è questa Patata City, mamma? È un parco a tema, Peppa, dove la magia degli ortaggi freschi di giornata non ha mai fine. Non sarà un posto un po' noioso? No, sarà uno spasso. Eccoci, Patata City, stiamo arrivando! Finalmente! Si fermano ai margini di un campo di patate. Sarà questa Patata City? Penso di sì. A quanto pare abbiamo scelto il giorno adatto per la gita. Non è per niente affollato. Sicuro che questo sia il posto giusto, Papà Pig? A me sembra un semplice campo coltivato. Ehi, mi scusi, è questa Patata City? No, quella lassù è Patata City. In effetti è un po' diversa da come me l'aspettavo. Ma è un posto fantastico! Quanti biglietti mi servono? 4, 2 adulti e 2 piccoli, signorina Coniglio, grazie. Giornata intensa, vedo. Intensa? No! Anzi, è una giornata molto tranquilla per Patata City. Buon divertimento! Anche gli amici di Peppa sono venuti a Patata City. Buona giornata a tutti! Buona giornata, Peppa! Ed ecco il signor Patato in persona. Buongiorno a tutti e benvenuti a Patata City, la città dove la magia degli ortaggi di giornata non finisce mai. Vedrete crescere gli ortaggi e le verdure e scoprirete come riescono a mantenerci scattanti e in buona salute. E poi verrete lanciati nel cielo dalla fantastica patata spaziale. Peppa e i suoi amici fanno un giro sulla patata spaziale. Anche George vuole salire sulla patata spaziale. Sei proprio sicuro, George? Non andrà troppo in alto. Papà Pig soffre di vertigini. Muuu! Su, sbrigati, Papà Pig! Non ho intenzione di salirci. George è troppo piccolo per andarci solo soletto. Oh, ok. Ma facciamo presto. Oh, sarà più veloce di un lampo. George ha cambiato idea. George, piccolino mio, vieni qui. Quasi quasi scendo anch'io. Pronti via! Divertiti, Papà Pig! Oh, oh, ci siamo fermati. Sono felice che sia tutto finito. Oh! È divertentissimo! Tutti fuori! È stato molto divertente, non trovi, Papino? Sì, divertentissimo. Mammina, e quelli cosa sono? Vai là dietro e prova ad affacciarti, Susy. E adesso che cosa succede? Susy, sei diventata un pomodoro enorme. Guardate, io sono una grossa carota. Oh, sì. E io sono una zucca. Benvenuti nel favoloso giardino dei dinosauri! Oh! Ammirate i nostri amici che si stanno avvicinando! E non vi fate impaurire, perché non sono animali veri! Sono copie identiche ai dinosauri che abitavano la Terra milioni e milioni di anni fa! Non è possibile! Cosa? Il triceratopo è vissuto nel periodo cretacico, mentre lo stegosauro nel giurassico. Quei due non avrebbero mai potuto incontrarsi. E tu come fai a saperlo? Perché sono un sapientino. Molto bravo. Qualcuno di voi vuole salire a bordo? Io! Signor Patato, come mai ci sono dei dinosauri a Patata City? Perché i dinosauri si nutrivano di patate. No! Comunque sia, a voi piccolini piacciono i dinosauri. Dinosauro! Dinosauro! Evviva! Signore e signori, fatevi avanti! Provate anche voi il carosello delle verdurine! Venite! Avanti, amici! Proviamo il carosello delle verdurine! Quanto mi piace Patata City! Perché si imparano tante cose sugli ortaggi mentre si ride e si scherza sulle giostre! Patata City, dove la magia delle verdure di giornata non ha mai fine. Peppa Pig! Pallacanestro! È una splendida giornata. Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola. Ascoltate, oggi un personaggio molto conosciuto verrà da voi per insegnarvi a giocare a pallacanestro.
Buongiorno! Uffa, papà! Non è ancora il momento di andare a casa! Verrà da noi un personaggio molto conosciuto oggi! Ma sono io! Sono il vostro allenatore! Chi insegna uno sport come la pallacanestro si chiama allenatore! Sei molto bravo, papino! Peppa, chiamami allenatore! Ok, papà allenatore! Qualcuno di voi ha mai provato a giocare a pallacanestro? No, no! È divertente! Bisogna correre, bisogna palleggiare e poi fare canestro! Bravo! Un gioco da ragazzi, vero? Oh. Non è facile come sembra. Per giocare bene a pallacanestro bisogna allenarsi molto ed essere in buona forma. Tu pensi davvero di essere in forma, allenatore? Certo, sono in ottima forma. Sicuro, papà allenatore? Tu hai un pancione enorme. Guarda che questo pancione è un ammasso di muscoli. Prima di tutto vi mostro come far arrivare la palla da qui a qui. Io sono capace. Oh no, Danny, non si possono usare i piedi, non giochiamo a calcio. A Danny Cane piace molto il calcio. A pallacanestro devi far rimbalzare la palla con le mani, in questo modo. Chi prova a palleggiare? Io! Susy Pecora fa rimbalzare la palla con molta attenzione. Bravissima, Susy! E ora provate tutti insieme! Tutti imparano a palleggiare. E ora è il momento di insegnarvi a rubare palla. Che cosa vuol dire rubare palla? Rubare palla è quando un giocatore sottrae la palla a un avversario, in questo modo. Prova a togliermi la palla, George. George ruba molto bene la palla. E ora lancia la palla nel canestro. Forse hai bisogno di allenarti ancora un po', George. E ora facciamo una partita amichevole. Dividetevi in due squadre in numero pari. Femmine contro maschi. Le femmine giocano in una squadra e i maschi nell'altra. Non è giusto, però. I due piccolini sono nella nostra squadra. Non ti preoccupare, noi maschi vinceremo in ogni caso. Vero! Noi siamo una super squadra. Emily arriva molto in alto con la sua proboscide. Emily sta usando la sua proboscide. Questo è contro tutte le regole. Parla piano. Peppa fa parte della squadra di noi femmine. È vero. Allora è valido. No, non è valido. Vogliamo che Emily giochi nella nostra squadra. Ma non può. Gioca con noi, è una femmina. Smettetela di litigare. Potete giocare tutti nella stessa squadra. Ok. Ora tutti giocano nella stessa grande squadra. Ma contro chi giocheremo? Buongiorno! I genitori sono venuti a prendere i figli. Ideona! Potete giocare contro i vostri genitori? Ma sono più grandi di noi! Lo so, ma voi avete imparato a giocare a pallacanestro con papà allenatore! Sì! Riusciremo a batterli! Noi siamo la squadra dei piccoli! Sì! E noi la squadra degli adulti! Evviva! Io sono bravino a cricket! Sì, però noi giochiamo a pallacanestro. Bisogna tirare la palla dentro il canestro. Ma si devono usare solamente le mani. O la proboscide. Niente piedi, non si usano. Pronti? Ai posti, via! Il signor elefante ha la palla, ma George gliela ruba. E la passa a Zoe Zebra, che la passa a Richard Coniglio. E Peppa fa uno splendido canestro. Vince la squadra dei piccoli. E tutto grazie al mio papino allenatore. Peppa Pig. La bottega del signor Volpe. Mamma e papà Pig stanno incartando un regalo. Che bel pacchetto. È un regalo per me o per George? No, Peppa, non è né per te né per George. Ma è un giocattolo. No, è un vaso di cristallo. Come regalo non mi sembra un granché. Oh, certo, questo è un regalo per adulti. L'abbiamo comprato per nonno e nonna Pig. Oggi è il loro anniversario di nozze. Possiamo comprare anche noi un regalo ai nonnini. È molto gentile da parte tua, Peppa. Ma i regali possono costare troppo per voi. Ma noi abbiamo un salvadanaio pieno di soldini.
In verità, Peppa e George hanno una moneta e due bottoni. Va bene, andiamo a fare acquisti. Arrivano alla bottega del signor Volpe. Buongiorno, prego. Come posso esservi utile? Oggi è l'anniversario di matrimonio di nonno e nonna Pig. Sono anziani tutti e due e vogliamo fargli un regalo. Qui nella mia bottega non manca niente. Sono più che sicuro che troverete un dono per i vostri nonni. Un enorme orsacchiotto! Mi piace tanto! È un bellissimo regalo questo. Peppa, questo regalo non è per voi. Deve piacere al nonno e alla nonna. Ah, già. Guarda! Che denti buffi! È una divertentissima dentiera a molla. Sta andando a ruba. Non sarebbe un bellissimo regalo per il nonnino e la nonnina? Penso che il nonno e la nonna abbiano già tutti i denti di cui hanno bisogno. Ai vostri nonni piace fare giardinaggio e scavare buche? Sì! Allora vi consiglio di regalare un secchiello e una paletta ad ognuno. Ne pagate uno e l'altro in omaggio. Ma loro hanno già secchielli, palette, rastrelli e attrezzi simili. Che peccato. Idea! Al nonno piace tantissimo andare in barca. Alto, non dire altro. Nella mia bottega si trova tutto quello che un marinaio può desiderare al mondo. Avete il tesoro segreto dei pirati? Veramente ho tutto tranne il tesoro segreto dei pirati. Oh! Ai vostri nonni piacciono gli oggetti di antiquariato? Cos'è un oggetto di antiquariato? Si tratta di un oggetto molto antico e prezioso. Solitamente è così. Ma i miei oggetti di antiquariato sono nuovi di zecca. Questa fa parte di un set di 12 sedie. È bella, non è vero? È fatta di quercia? Certo, di una speciale quercia fatta di plastica. Voglio provare se è comoda. Prego, non si sieda. Le sedie antiche non sono fatte per sedersi. Ah, e che cosa ci si fa allora? Si guardano e basta. Non mi sembra molto divertente, nemmeno per chi è grande come i nonni. Comprare un regalo per i nonni è un'impresa difficile. Non era mai successo. Io vendo da sempre oggetti di ogni genere. Deve pur esserci qualcosa che vi piace. L'avevo trovato! A me piace questo orsacchiotto. E piacerà moltissimo anche al nonno e alla nonna, ne sono sicura. Oh, oh! E allora compriamo l'orsacchiotto. Mi sembra un'ottima scelta. Chi di voi paga? Una moneta e ben due bottoni. Ecco il resto. Un bottone. Grazie, signor Volpe. Peppa e la sua famiglia vanno a casa di nonno e nonna Pig per consegnare loro i regali. Ciao, nonno Pig! Ciao, nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei! Buon anniversario di matrimonio! Oh, un altro vaso di cristallo! Quello è il regalo di papà e mamma. Ecco perché non è molto divertente. È bellissimo! Lo metteremo accanto agli altri vasi di cristallo. Anch'io e George abbiamo un regalo per voi! Speriamo che vi piaccia tanto! Un orsacchiotto! Per me e per il nonno! È uno splendido regalo, Peppa e George! Ama molto farsi coccolare! Ma ce l'ha un nome? Si chiama Eddie l'orsacchiotto! E quali sono i cibi preferiti di Eddie l'orsacchiotto? Il cioccolato e i broccolini! È il più bel regalo che abbiamo ricevuto in vita nostra. Oh, ma se Eddie viene a vivere nella nostra casa, avrà bisogno che ci sia qualcuno con cui giocare. Giocheremo noi con lui, nonnina. E ogni volta che verrete a trovarci, Eddie l'orsacchiotto vi aspetterà per giocare insieme. Oh, che bello!